Vediamo adesso altre caratteristiche di queste commedie. La maggior parte di esse sono precedute da un prologo, che ha per lo più un tono canzonatorio nei confronti del pubblico. A volte serve anche a menzionare il titolo del modello greco, altre volte invece informa gli spettatori dell'antefatto della commedia. In alcune commedie, la funzione del prologo è assunta da divinità personificate, cioè vizi e virtù. Nelle commedie prive di prologo o dove il prologo fornisce poche informazioni, l'antefatto è narrato dal primo dialogo o in un monologo. È particolare il caso della Cistellaria e del Miles Gloriosus, nelle quali il prologo è ritardato, cioè dopo un primo dialogo fra due personaggi, arriva un terzo personaggio che spiega al pubblico l'antefatto e chiarisce anche il senso del precedente dialogo. Le compagnie che mettevano in scena le commedie di Plauto spesso rimaneggiavano i copioni, inserendo nel testo parti che originariamente non esistevano, e queste si chiamavano interpolazioni. Abbiamo la certezza che il testo è stato interpolato soltanto in pochi casi, in due casi soprattutto. Nel prologo della Casina, dove il capocomico fa riferimento a Plauto come già morto e quindi questa è sicuramente una parte aggiunta, e poi nel prologo del Penulus, dove Plauto menziona il titolo della commedia con un altro nome, cioè Patrus, lo zio, e dunque il titolo attuale non è l'originale. Già poco tempo dopo la morte di Plauto, furono curate edizioni delle sue opere nelle quali all'inizio di ogni commedia c'era l'elenco dei personaggi e l'indicazione della città in cui l'azione si svolgeva. A queste notizie, due commedie, lo Sticcus e lo Pseudolus, aggiungono delle didascalie, cioè brevi note che ci informano sull'anno e sull'occasione in cui la commedia fu rappresentata. Oggi leggiamo, nella traduzione delle commedie plautine, anche delle didascalie in cui vengono date istruzioni agli attori sul modo di comportarsi sulla scena, ma queste didascalie sono un'aggiunta di età moderna. Gli argumenta sono invece dei riassunti in versi della trama della commedia, composti dai grammatici e trascritti all'inizio della commedia stessa. Ce ne sono di due tipi, cioè acrostici e non. Gli argumenti acrostici sono quelli in cui le lettere iniziali di ciascun verso formano il titolo della commedia. Sono più numerosi degli altri, ma spiegano la trama in maniera più oscura, e il loro autore è ignoto. Fra poco vedremo l'argumentum acrostico del Miles Gloriosus come esempio. Gli argumenti non acrostici, invece, risalgono probabilmente al II secolo d.C., e l'autore è forse il grammatico Sulpicio Apollinare, maestro di Aulo Gellio. Adesso vediamo come esempio il Miles Gloriosus, tradotto il soldato fanfarone o sbruffone. Questi sono i personaggi, ma innanzitutto vediamo la trama, che prima non abbiamo raccontato. Chi ha visto la lezione scorsa su Nevio forse ricorderà che abbiamo accennato al fatto che il Miles Gloriosus contiene una citazione che allude forse all'incarcerazione proprio del poeta Nevio, causata da un verso irriverente rivolto alla potente famiglia dei Metelli. E quindi forse questa citazione ci dà un'indicazione della data in cui fu scritta questa commedia. Allora parla di un soldato di nome Pirgo Polinice che rapisce ad Atene la prostituta Filocomasia, la quale era amata dal giovane Pleusicle, e la porta ad Efeso. Palestrione, che è lo schiavo di Pleusicle, si mette sulle tracce del soldato, ma viene catturato da un pirata e venduto proprio al soldato Pirgo Polinice. Palestrione però riesce ad informare di tutto Pleusicle, il quale allora si reca ad Efeso e si sistema nella casa di un amico confinante con quella del soldato. Il soldato aveva sistemato Filocomasia in una stanza dove nessuno tranne lei poteva entrare. Allora Palestrione fa un buco nel muro di quella stanza per consentire alla ragazza di passare da una casa all'altra senza essere vista. Così i due giovani si incontrano di nascosto. Un servo del soldato però li sorprende abbracciati e vorrebbe avvisare il padrone, ma Palestrione riesce a fargli credere di aver visto la gemella di Filocomasia. Poi escogita un piano per risolvere il tutto e ricongiungere in maniera definitiva i due amanti. Assolda una prostituta e la fa passare per la moglie del vicino, che si è innamorata di Pirgo Polinice.
e così convince il soldato a lasciare Filogomasia per stare con la donna libera, che lo vorrebbe sposare. Nel finale, Pirgo Polinice riceve una sonora lezione dal vicino, mentre Palestrione, Pleusicle e Filogomasia tornano ad Atene. Guardiamo ora i nomi dei personaggi. Ci torneremo anche dopo perché è una caratteristica della comicità di Plauto, il fatto che lui dà ai suoi personaggi dei nomi significativi, non inventati a casaccio, dei nomi che hanno un effetto comico. Vediamo perché. Essi sono spesso composti da parole greche, come ad esempio Pirgo Polinice, che è formato da Pirgos, Polis e Nike, cioè vincitore di città turrite, vincitore di città e fortezze. Quindi è un nome che chiaramente allude al fatto che si tratta di un soldato. Pleusicle, formato dalle parole Pleo e Kleos, significa chi si acquista la gloria con la navigazione e dunque allude al viaggio che egli fa verso Efeso per riprendersi la donna amata. Filogomasia, nome nato dall'unione delle parole Philos e Comos, significa che ama il banchetto e quindi è un nome adatto ad una cortigiana. Palestrione allude alla palestra, ma nel senso che il personaggio in questione ha forte tempra di lottatore per mezzo di stratagemmi e quindi è un geniale inventore di intrighi. Tra l'altro Palestrione è colui che attraverso un monologo espone l'antefatto della commedia con un prologo ritardato, e questo solo per fare i principali esempi. Quindi una prima caratterizzazione del personaggio avveniva per il pubblico attraverso il nome.